Ovviamente mi rode il culo, ma faccio i complimenti al Cittadella perché hanno ribaltato totalmente il risultato dell'andata e alla fine, a mio parere, meritatamente se ne vanno in finale di playoff. Quindi vediamo quello che succederà domani tra Pescara e Verona. Se non mi sbaglio, giocano domani. La vincente, ovviamente, se ne andrà in finale col Cittadella. Tra le due squadre uscirà quella che l'anno prossimo andrà in Serie A. Ciao, bella a tutti da me. Ovviamente me rode il culo soprattutto per mio cugino, Luca Antei, che appunto gioca al Benevento, e speravo sinceramente di rivederlo con tutto il cuore in Serie A, perché secondo me se lo merita, e non perché è mio cugino, ma perché è veramente un bravissimo giocatore. Detto questo, la partita dell'andata ce la ricordiamo tutti, perché il Benevento è riuscito a vincere 2-1 da loro. E io oggi al Vigorito, sinceramente, mi aspettavo tutt'altra partita. Fatto sta che, non ce la faccio manco a parlare perché mi sono bevuto troppo caffè oltre ad essere dispiaciuto. Fatto sta che, ragazzi, c'è sta poco da dire. Un risultato particolarmente rotondo, 1-0-3 su cui non si può dire assolutamente nulla. E altro che me piavate per matto. Non come Roma-Barcellona 3-0, non come altre partite, sempre col Barcellona protagonista ribaltate clamorosamente, non voglio far troppi, però insomma un 2-1, un 1-2 è facilmente ribaltabile, però cazzo te la vai a giocare in casa l'altra partita, uno pensa oh, anche se pareggi 1-1 alla fine passi, no, niente, c'è stato un cazzo da fare. Perdi 2-1, vattela a giocare supplementare. Un 3-0 è veramente un risultato troppo pesante per un Benevento che alla fine, ragazzi, diciamoci la verità, ha fatto sicuramente un ottimo campionato di Serie B. Parere mio, il Benevento è una squadra da Serie A, non è una squadra da alta classifica, è una squadra che può lottare per salvarsi, però sicuramente è una gran bella squadra. Anche la scorsa stagione, ragazzi, per come alla fine è retrocessa, hanno iniziato a giocare troppo tardi, ve lo ricordate? Ne hanno perse parecchie, alcune le hanno perse veramente a sfiga, agli ultimi minuti, ma parecchie partite. E alla fine, lo ripeterò sempre, è lo stato psicologico che fa la differenza. Perché se pensi di esserla più scarsa, anche quando potresti non esserlo, sei spacciato. Stasera non credo abbiano sottovalutato la partita, ma tutto si è messo nel peggiore dei modi. Non avete fatto giocare mio cugino? Ecco, vero? Sto scherzando, non so come meritano ovviamente, perché ci sta sempre di mezzo mio cugino, che c'ha un contratto, se non sbaglio, fino al 30 giugno 2021 al Benevento e si trova comunque bene lì, quindi non credo tornerà in Serie A, ma sinceramente glielo auguro, lo vorrei rivedere in Serie A, magari con una squadra di medio-alta classifica, per me sarebbe veramente un sogno. Lasciate un bel mi piace su questo video, arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio, ci stavo veramente credendo, io stavo seriamente credendo al fatto che il Benevento sarebbe potuto arrivare almeno in finale dei playoff. Poi, per carità, in finale comunque ci stanno le due squadre più forti, quindi poteva succedere comunque qualsiasi cosa. Però intanto, visto il risultato d'andata, la vittoria in trasferta, dico dai, su, ce la potete fare, metteteci quella cattiveria. Cattiveria purtroppo non è arrivata perché il risultato è stato. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo domani con tanti nuovi contenuti, non so se più tardi o domani perché non so quando pubblico sto video, quindi di conseguenza, beh, fate voi. Sono scosso, sono veramente scosso, mi dispiace veramente tanto. Buona serata.